Ciao a tutti, ben Ciao. ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carieri. E con me il nostro chef Nicola Rizzarri. Bene. Cosa facciamo oggi? Vedo carne. Oggi facciamo un involtino alla mediterranea. Bello rosolato. Rosolato. In padella. E poi vedo la chicca, pure. Vediamo questo piatto particolare che ci permetterà di gustarlo dall'inizio alla fine caldo. Bene. Che a volte si raffredda subito la carne quando Bene, si mangia. Assolutamente. Gli ingredienti sono una bella fettina di manzo, mandorle, pinoli, uvetta, cipolla, mollica di pane e cacio molisano. Sì. Andiamo con la ricetta. Sì, andiamo. Prendiamo avanti subito il nostro mixer. Che cosa dobbiamo frullare? Frulliamo, mettiamo un po' di le mandorle. Mandorle. Mollica di pane, i nostri pinoli e uvetta. Metto qui, mettiamo un po' di cipolla pure, diamo una spezzettata giusto così per facilitare. Ecco qua, troppo. Prendiamo la parte interna della cipolla così. Perché? La parte esterna poi l'andremo a guardare. Ma io chiedevo, perché devo che pigliavi quella interna per essere più tenera. No. Qua, vabbè, oh, io vedo qui e ti faccio le domande. Tutto diventa tenero. C'è devo la lama che fa. Devo fare le domande, no? Un filo d'olio extravergine di oliva. Cominciamo un attimo a frullare. Ecco qua. Abbiamo questo bell'impasto che metteremo sopra al centro, fettina. Poi chiuderemo. Taglieremo e faremo degli involtini. Da scoprire, da vedere. Allora. Ecco qua, mi dà un cucchiaio. Sì. Ci mettiamo la nostra carne. Mettiamo un pizzico di sale. A piacere il pepe. Una macinata di pepe che qui non ci sta male. Cominciamo a mettiamo questa. Come uno di solito fa involtine, sai, metti altre cose, invece tu... Beh sì, si mettono dell'aglio, del prezzemolo. Io metto il formaggio, il prezzemolo, l'aglio, sì, carota. Sì, non sbagli. Si fa il sugo, certamente. Le nostre involtine pugliesi. Ma questo comunque viene fatto alla brace. Allora, diamo una grattatina di cacio. Togliamo un attimo la buccia senza sprecare più... di tanto, andiamo un po' a grattare, abbiamo questa cipolla che da piangere, da vedere, piange lo chef, sta di contentezza, no? Almeno scusa, solo casalinghi vedo che si piange con la cipolla, almeno piano, poi ogni tanto lo chef pure va bene. La nostra fettina, così. Ecco qua, abbiamo un coltello bello che taglia, andiamo a fare i nostri... La tagliamo cruda allora? Sì, poi viene fatta alla brace, no? Brace in padella. Tre. Quattro, ecco qua. E cinque. Tagliamo la nostra cipolla a spicchi grandi e ricaviamo, no? Le nostre alette da poter mettere, no? Vicino. Certo che c'è sempre da scoprire con lo chef, eh? Inutile. Parliamo di... abbiamo anche delle foglie di alloro, possiamo guarnire, quindi a nostro piacimento, no? Certo, facciamo così. Sì, sì. Infiliamo la prima parte all'oro. Come uno spiedino praticamente. Sì, cipolla. Carne, alloro, cipolla, carne, alloro. Questa è un'altra ricetta che deve essere buona. Cipolla, carne. Come al solito. Se avanza un po' di... facciamo così. Vabbè che sopra questo piano, guarda, mi fai venire una paura. Non si è guarda. Fatto niente. Mettiamo a cucinare tutto. Qua. Riscaldiamo
il nostro piatto base, che questa andrà la base in forno, piatto, sì. Lo scaldiamo per 6-7 minuti in forno a 250 gradi. Sì, sì. Che ci permetterà di tenere la nostra carne cotta e calda dall'inizio alla fine. Eccoci qui, Antonella. Sì. Hai visto, bello? Bello rosolato. Tutto caramellizzato, bello questo profumo dell'oro, cipolla rossa. Sì, sì, si sente. La nostra base del piatto è bello caldo, quindi possiamo procedere, diciamo, a questo impiattamento. La prendiamo. Lo adagiamo qui. Ecco qua, che ci permetterà adesso di gustare dall'inizio alla fine un se bel uno boccone. Mangia lento, senti, lui sopra va, continua, no? Un po', beh, la cottura, e certo, perché essendo caldo, eccolo, normale. Mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva. Stavo pensando di accompagnare a questo involtino alla mediterranea dei carciofini alla rustica, che non ci stanno male, no, secondo me. Ecco, pure qua, per me penso che non ci stanno male. Vediamo. Che belli. Continua ancora a friggere, vedi? Sì, continua un po'. Si sente? Sia la cottura che il suo colore. Ovviamente abbiamo la sua cover in base anche alla ricetta in cui andiamo a fare. Vediamo un po' di aggiungerlo, no? Lo mettiamo qui, sì, per ricordarcelo. Mettiamo i nostri carciofini. Ecco qua, un po' sparsi di qua e di là. Il nostro piatto è pronto. Possiamo provare a vedere un po' se... Ecco qua, ci siamo quasi. Ci siamo. Buon appetito, perché comunque rimarrà caldissimo, sì, sì, dal primo all'ultimo boccone. Non resta che provarlo. Sì. Alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.